Aspettiamo la nostra ospite che arriva direttamente dal canale di Contra. E, intanto io. Quanta gente, benissimo. Intanto io mi presento e vi spiego un po' che cos'è Contra, almeno ci provo. Se avete già seguito qualche diretta che abbiamo fatto come Contra su Non Una di Meno le volte scorse, magari ci conoscete già, ma per chi non ci conosce, Contra è un gruppo di studio che è partito all'interno dell'Università di Milano come un gruppo indipendente e che, il cui obiettivo è sostanzialmente quello di come dire, studiare, portare in accademia quelle che sono le problematiche femministe legate agli studi di genere, alle filosofie femministe, che appunto all'interno dell'accademia sono spesso state un po' lasciate da parte, ma che in realtà hanno un'importanza significativa all'interno soprattutto di quello che è il dibattito contemporaneo. Allora, vediamo. Diana ancora non c'è. Vediamo. Eccola qui. Stavo, ecco, Diana Lingua, stavo giusto dicendo che appunto sto un po' spiegando che cos'è Contra e all'interno di queste non lezioni di fuori classe il nostro compito, quello che ci siamo un po' prefissate di fare in questi appuntamenti che seguiranno anche dopo il nostro, è quello di prendere dei concetti che arrivano dalla tradizione filosofica e di capire come questi concetti siano stati ripresi, rimaneggiati e cambiati nel momento in cui il pensiero femminista è entrato a far parte della riflessione filosofica. Specifichiamo che però il pensiero femminista non è da intendere come una cosa a parte rispetto alla tradizione filosofica, non è così. Però chiaramente nel momento in cui fa sentire la sua voce in modo significativo riesce ad ampliare delle questioni che fino a quel momento magari erano rimaste secondarie. Sono le 15 in punto, quindi lascio la parola a Diana che vi spiega un po' di che cosa parleremo nello specifico io e lei oggi. E, ecco. Bene, ciao a tutti. Prima di cominciare la nostra lezione vorrei spendere due parole sulla cura, perché come saprete tutti ci troviamo in quello che può definirsi una crisi globale della cura e mentre applaudiamo alle finestre dottori ed infermieri e ci prepariamo tutti quanti ad installare per il tracciamento dei contagi, dobbiamo ricordarci che la cura implica sempre una relazione di potere. È un processo di disciplina ed esclusione che possono operare all'interno della sua matrice stessa. D'altra parte, come ricordava Giulia, il femminismo, il transfemminismo, il cyberfemminismo, le biopolitiche di hacking devono e possono obbedire al potere e incrementare la libertà collettiva attraverso un ripensamento delle pratiche della cura. Allora, avvicinandoci invece all'argomento filosofico, abbiamo cercato di scalfire alcuni degli aspetti che accompagnano la pratica filosofica del concetto di cura, abbiamo deciso di partire da quello che comunemente viene inteso come il periodo delle origini e della filosofia stessa, cioè quel periodo che tiene insieme la grecità e anche la romanità. Per far ciò
abbiamo utilizzato un filosofo che si interessa nell'ultima parte della sua vita alla cura, in modo più specifico alla cura di sé. Foucault dunque ha inteso e trattato la cura di sé come il tentativo di una costruzione di un sistema di conoscenze e di una formazione di una, potremmo dire, terapia costante della soggettività e degli stili di vita. È un insieme di tecnologie del sé. Foucault mostra come le radici della filosofia siano immerse nel concetto di cura ed in particolare nella cura di sé, una cura che è intesa dal filosofo come una capacità di modificarsi, di effettuare delle operazioni su di sé, al fine di accedere a un certo modo di essere, a un'etica, anche a un'etica, che è vista come una pratica di libertà e che ruota intorno all'imperativo abbi cura di te, cura te stesso. Foucault ci ricorda che questo imperativo abbi cura di te è stato oscurato man mano dal più storicizzato motto delfico, conosci te stesso. La storia del cattolicesimo ci ricorda, ci racconta che quel conosci te stesso viene imposto come una regola, si pensi alle pratiche di penitenza in cui il soggetto deve aderire a una verità ancora prima di seguire il percorso offerto dal proprio sé. Diciamo pure che taglieremo con l'accetta ciò che è stato trattato da Foucault e in particolare mi sono basato sulla lettura di due testi, uno è la trascrizione del seminario americano del 1982 che si intitola proprio Le tecnologie del sé e l'altro è il terzo libro della storia della sessualità, l'ultimo aggiunto da Foucault. E nel dire questo ricordo che non dobbiamo dimenticare che la cura del sé, così come viene trattata da Foucault, è in dialogo con tutta la trattazione sul ruolo normativo della sessualità. E in più dobbiamo ricordare che il lavoro storico di Foucault si presenta come una sorta di cartina di tornasole. È un lavoro che interroga la storia. Il lavoro di Foucault non è solo un contributo alla storia specifica del tempo a cui fa riferimento, ma anche uno scavo sulla prospettiva, diciamo, del fondamento delle nostre concezioni moderne. Ma prima ho citato le tecnologie del sé. Cosa sono le tecnologie del sé e che ruolo hanno nella cura del sé, così come viene affrontato da Foucault? Per il filosofo francese le tecnologie del sé, ed in particolare quelle legate alla cura del sé, sono tutte quelle pratiche che permettono agli individui di eseguire con i propri mezzi o con l'aiuto degli altri operazioni sul proprio corpo e sul proprio sé, dai pensieri al comportamento, ai modi di essere. E lo scopo è quello di raggiungere uno stato caratterizzato da felicità, purezza, saggezza, perfezione o immortalità. Secondo Foucault, questi concetti sono in qualche modo percolati all'interno della storia, assumendo i caratteri di ciò che possiamo definire, così è stato tradotto in italiano, una cultura del sé. Che cos'è una cultura del sé? Foucault, pensa a una cultura del sé come, quella costituzione, quel sistema in cui la cura del sé diventa un principio di portata generale, una pratica sociale, che guida anche i nostri rapporti interindividuali, ma soprattutto per Foucault ha promosso un certo modo di conoscenza e un certo modo di elaborazione del sapere. Allora, nell'ambito di questo spostamento, tornando ai due testi, il filosofo intende mostrare come in epoca antica si sviluppi una forma di sapere che non è tanto volta alla conoscenza delle condizioni e dei limiti dell'oggetto, ma che riconosce le condizioni e le possibilità di trasformazione del soggetto. E tutto ciò è in vista di una formazione di un'etica, che è anche una partecipazione nella comunità che condivide determinate pratiche. Foucault ci ricorda che spesso il mondo greco e romano è stato descritto come quel mondo in cui
emerge l'individualismo, in cui l'aspetto privato dell'esistenza è al primo posto, il comportamento personale, l'interesse che si nutre per se stessi. E quindi si è portati a vedere quel periodo considerando la cura di sé come un elemento distaccato, sempre staccato dalla comunità politica e sociale. Inoltre, la cura del sé, così come viene descritta da Foucault, porta l'individuo a una sorta di salvezza, no? Intesa come una ricompensa di una vita serena, immune da sventure ed ansie. Questo non è, la salvezza non è da confondersi con la salvezza cristiana, perché il tutto si svolge in abito terreno, senza nessuna, non ci si aspetta un godimento di una vita ultraterrena. Farò qualche esempio per cercare di rendere un po' più chiaro il discorso sulla cura di sé, del foucaultiano. Foucault pensa a Platone come la prima formulazione teorica della cura del sé e cita l'Alcibiade, che è il primo dialogo in cui Socrate, parlando con il suo allievo Alcibiade, dirà: è necessario curarsi di sé per conoscere se stessi. Questo dialogo si svolge in una prospettiva che è quella del governo, quindi dell'educazione al buon governo. Infatti, per Platone, ci dirà Foucault, il carattere fondamentale della cura di sé è una necessità per chi voglia occuparsi del governo politico e quindi della cura degli altri e della cura della città. Occuparsi di se stessi sta nell'acquisire le pratiche che renderanno l'individuo in grado di occuparsi anche degli altri, di governare la città secondo giustizia e quindi nell'ottica di una verità ideale. Ma abbandoniamo per un attimo la prospettiva platonica e ci spostiamo, sempre seguendo Foucault, nelle scuole post-socratiche che attraversano tutto il primo e secondo secolo. Allora Foucault identifica un cambio che è quello di una graduale dissociazione tra la cura di sé e il governo degli altri. E la cura di sé diventerà un principio qui incondizionato, valido nel corso dell'intera esistenza. Il sé diviene un oggetto, fine della cura. Quindi si assiste a una sorta di democratizzazione della cura. Chiunque, attraverso determinate pratiche, può raggiungere il proprio sé attraverso la cura. E Foucault ci tiene anche ad avvicinare questa cura all'ambito medico. Per chi di voi non è, come dire, non è studioso di filosofia, è bene segnalare che, per esempio, per la filosofia stoica, il pathos, la passione, è sia che guida il nostro corpo, ma è quello che può restituirci delle malattie fisiche, no? Le passioni hanno la capacità di ammalare il nostro corpo e quindi per gli stoici le passioni sono da impedire per portare l'adeguamento della condotta umana alla razionalità. Ci vuole un dominio sulle passioni. Foucault segnala anche un'altra cosa molto importante rispetto a questo passaggio, che c'è una relazione politica e giuridica. La pratica stoica non porta solo a una liberazione, ma allo stesso tempo un'acquisizione. Attraverso le pratiche ci si possiede, mi possiedo attraverso la cura del sé. Da segnalare, questo è anche un po' comico, Foucault dirà: ricordatevi che laddove lo stoicismo è stato comunque descritto come una corrente filosofica che fa a meno del corpo, Plinio e Seneca erano due grandissimi ipocondriaci e in più tra le pratiche della filosofia stoica c'era quella del ritiro spirituale, quindi per gli stoici stare a contatto con la natura era un modo, una pratica per venire a contatto con il proprio sé.
Allora, per concludere, vediamo come all'origine della soggettività occidentale non ci sia una costruzione trascendentale, una fondazione morale, ma ci siano un insieme di pratiche che fanno parte della cura di sé. Cioè, la volontà di modificarsi e di partire dall'etica della cura di sé, che si prende di fatto cura del soggetto, e quindi la filosofia è stata un modo per perseguire questo obiettivo di formare il proprio sé. Allora, prima di lasciare la parola alla mia compagna Giulia, vorrei leggervi qualche riga di un grande testo, dell'introduzione di un grande testo che si intitola Il Grande Calibano, di Silvia Federici e Leopoldina Fortunati, che è stato pubblicato nel 1984, data di morte di Foucault, ma che vuole essere citato per rimanere in dialogo con tutto quello che vi ho appena raccontato. Cioè, tornando proprio al primo discorso, quali sono le ragioni per cui il conosci te stesso ha oscurato l'abicura di sé, il prendersi cura di sé? In primo luogo c'è una profonda trasformazione di quelli che sono stati i principi morali della società occidentale. Adesso vi leggo questo breve estratto che ci racconta dell'abbandono del soggetto medievale e di quella nascita del soggetto moderno. Allora, l'individuo del vecchio mondo muore perché il capitale ha la necessità di costruire un individuo a sua misura, in funzione dei suoi bisogni. Il nuovo individuo non è più valore d'uso, diventa merce forza lavoro, più precisamente proprietario di forza lavoro. In quanto tale, l'individuo viene a intrattenere con se stesso, col suo corpo, un rapporto di alienazione e di estraneità, esistendo solo come individuo altro da sé. Estraneo e nemico, il suo corpo è ridotto in involucro entro cui abita la forza lavoro. E con questo lascio la parola a Giulia. Allora, quindi come ci ha giustamente spiegato Diana, sembra che ci sia un punto di rottura, no? Un cambiamento radicale in cui dalla cura di sé, intesa come appunto prendersi cura di se stessi, per conoscere se stessi, per arrivare, a calibrare quell'insieme, di forze che fa fanno parte del sé, anche in relazione a tutta una serie di pratiche che fanno parte della vita comune della società in cui si vive, c'è un momento in cui si abbandona questa concezione di cura di sé in favore appunto di un'idea di cura di sé che ha più a che fare con il conoscere stesso, cioè l'imperativo morale che sembra in qualche modo proiettare il soggetto al di fuori di se stesso e plasmarlo in base a delle regole che vengono imposte dalla soggettività da qualcun altro. Bene. Silvia Federici, che appunto abbiamo già citato, evidenzia, ritrova questo punto di distacco in un momento storico molto preciso, che è quello del passaggio dall'era feudale al sistema politico-capitalista. Federici infatti evidenzia come se l'uomo medievale viveva ancora in una situazione di forte relazione con quello che era il mondo naturale, ancora imprevedibile ed incontrollabile, in questa realtà la figura della donna, della femminilità, era in qualche modo presa da tramite tra la comunità rurale e l'interpretazione di questa natura imprevedibile. La donna, infatti, così come in qualche modo la natura, è l'unica portatrice della vita, è l'unica consapevole di poter creare e produrre la vita. E proprio grazie all'aiuto della natura, in questo periodo riesce a portare avanti, ad acquisire, a portare avanti di generazione in generazione, di donna in donna, una serie di saperi, un insieme di saperi e di pratiche che rendono le donne medievali molto consapevoli del loro corpo e soprattutto delle proprie capacità riproduttive.
Le donne medievali sono, diciamo, riescono in qualche modo a capire esattamente come entrare in sintonia con il proprio corpo, anche grazie alla comunità di donne di cui fanno parte, e cercano in qualche modo anche di regolare le loro funzioni e avere in qualche modo un controllo su quando e come vogliono. Quindi questo sapere si configura come un sapere prettamente femminile, che per chi diciamo, vive fuori di questa comunità assume le caratteristiche di imprevedibilità e di assoluta mancanza di controllo, ovviamente. Questa caratteristica diventa una problematica significativa nel momento in cui, attraverso la privatizzazione delle terre comuni e il fenomeno delle enclosures, che significa appunto proprio recinzione, si abbandona il metodo di sussistenza delle comunità rurali per andare verso un metodo di produzione come quello capitalista. A questo punto che cosa succede? Succede che il sistema capitalista non ha, diciamo, vede in modo molto scomodo il fatto che i soggetti si percepiscano come un insieme biologico di forze così complicate e contrastanti, e cerca invece di concepire una soggettività che sia più neutra e che si possa meglio gestire e regolare all'interno della grande macchina di cui i soggetti sono solo un ingranaggio, che è il capitale. La femminilità, quindi, e soprattutto la consapevolezza di sé, il problema della riproduzione, che è tutto nelle mani delle donne, rappresenta un problema. Questo problema viene contrastato dalle forze capitaliste che vanno affermandosi con un'esplosione incredibile di violenza nei confronti della femminilità, femminilità tutta, che tra il XVI e il XVII secolo si vede appunto soggetta alla famosa caccia alle streghe, che vede migliaia di donne bruciare sui roghi, essere soggette a tortura e a interrogatori lunghissimi, proprio perché si cerca di estrapolare quel sapere che prima era solo femminile per metterlo a servizio di una forza esterna che è quella della produzione del capitale. Quindi la riproduzione sociale diventa non più il luogo dove la donna, avendo cura di sé all'interno di una comunità di altre che si prendevano cura l'una dell'altra, diventa qualcosa che alla donna non appartiene più. E la femminilità viene cristallizzata all'interno di una verginità intoccabile che viene rinchiusa, così come era stato fatto prima con la terra, con la natura, all'interno delle mura domestiche. E quindi assolutamente allontanata dalla comunità di cui quindi, appunto, è interessante vedere come proprio sul tema della riproduzione la vista erotica della donna, che era quella che la caratterizzava in modo appunto così, quasi magico, no? Nel Medioevo, viene poi trasformata e plasmata e repressa in vista lavorativa dal proprio sistema di produzione. All'interno del sistema di produzione capitalista, che vede da una parte gli uomini occuparsi della produzione, quindi entrare nel mondo salariato, andare a costituire la nuova forza lavoro proletaria, e dall'altra parte le donne invece vengono incastonate all'interno delle mura domestiche della realtà. Oltre ad una separazione, però, come notano le femministe cosiddette marxiste a partire dal XX secolo, c'è anche una fortissima gerarchia che caratterizza il nuovo sistema di produzione, che vede le donne affidata alla riproduzione sociale come assolutamente subordinate agli uomini, che invece hanno la possibilità all'interno del mondo lavorativo di procurarsi un salario. Quindi le femministe socialiste riprendono un po' le categorie che erano già di Marx nel Capitale, di critica del capitalismo, però aggiungendo e rielaborando queste categorie stesse, nel senso che evidenziano come Marx si è dimenticato di quella che è la principale fonte della merce più preziosa attraverso il quale il capitalismo può mantenere se stesso, che è la produzione della forza lavoro. No? Ci sta alla base del sistema, che proviene proprio da quella femminilità in cui il lavoro non viene riconosciuto. Il lavoro di cura, cioè le mura domestiche, viene appunto messo a tacere apposta per non essere riconosciuto, e che però allo stesso tempo pone le donne in una situazione di assoluta dipendenza. Come
fare quindi per emanciparsi? Una via viene tentata dai movimenti femministi che incoraggiano le donne ad entrare in modo tale da potersi rendere indipendenti. Questo però dà origine a quella che in ambito femminista viene chiamata la catena della cura globale. La catena della cura globale è una problematica in realtà assolutamente attuale, forse mai attuale quanto adesso, che prevede sostanzialmente che nel momento in cui una donna entra nel mondo del lavoro, non viene però allo stesso tempo esonerata da quelli che sono i suoi doveri di cura verso i suoi figli, la sua casa, la sua famiglia, e si trova quindi costretta a affidare quelli che dovrebbero essere i suoi doveri ad altre donne che sono socialmente svantaggiate o comunque, soprattutto nella nostra contemporaneità e nel nostro paese, sono spesso migranti e che quindi si trovano nella condizione di necessità di dover accettare un lavoro in cui sono spesso sfruttate e non riconosciute. L'ultimo anello di questa catena di sfruttamento è di solito la figlia più matura, femmina della famiglia in cui si crea questo vuoto di cura che deve subentrare la madre che è andata ad occuparsi della famiglia di qualcun altro gratuitamente e tra l'altro senza la possibilità di sviluppare quella cura, quella consapevolezza di sé che la porterebbe poi ad essere, diciamo, un membro attivo e partecipe della società, della cultura, della politica, della comunità. Quindi appunto si vede come all'interno dello stesso movimento femminista il capitalismo, quando è unito a questioni di genere, di razza e di classe, riesca a produrre delle gerarchie che si riproducono anche all'interno del movimento femminista stesso, che danno origine a diciamo, fenomeni come quello che possiamo definire del femo nazionalismo. Le femministe occidentali, di solito bianche, assumono da sé il ruolo, diciamo, di insegnanti, maestre del femminismo e della liberazione delle donne nei confronti delle altre donne del mondo, non occidentali, magari non bianche. Questo chiaramente significa da parte delle femministe bianche occidentali, che possiamo definire neoliberali, una certa cecità che le porta a non riconoscere che in realtà il femminismo occidentale sono uno dei tanti femminismi che sono esistiti ed esistono sulla faccia della terra e che non è migliore o più rivoluzionario di altri. E allo stesso tempo sembra che queste femministe non riconoscano il fatto che la necessità che spinge le altre donne a occuparsi del loro lavoro di cura e allo stesso tempo quello che rende le femministe neoliberali inserite nel mondo della produzione capaci, in grado di affrontare la propria liberazione, cioè di avanzare delle pretese di emancipazione. Quindi, appunto, come fare, no? Proporre un tipo di femminismo che veicoli un concetto diverso di cura, cioè un concetto di cura che in qualche modo tenga conto, che si liberi delle gerarchie e che tenga conto del fatto che quando il sistema capitalista si interseca con appunto delle caratteristiche identitarie che sono specifiche e che possono essere oggetto allo stesso tempo, appunto, intersecate con il sistema gerarchico e di sfruttamento capitalista, pongono tutte le donne, anche se situate in delle situazioni diverse, le sottopongono alla stessa pressione, agli stessi meccanismi di subordinazione. L'idea è proprio questa, cioè di proporre un femminismo che sia consapevole della necessità di intendere una teoria unica del femminismo, che riconosca come filo rosso di questo sfruttamento proprio i sistemi capitalisti e che non si limiti,
a riprodurre le stesse gerarchie da cui un certo tipo di donne si è voluta emancipare in nome di una libertà astratta, ma che invece cerca di perseguire una libertà concreta che abbia l'obiettivo di sradicare completamente quelli che sono questi sistemi di gerarchia di sfruttamento. Un femminismo quindi che sia fatto di donne vulnerabili, ma anche non solo di donne, che sia fatto di soggetti precari, di soggetti disoccupati, magari di giovani, di studenti e anche di anziani. Un femminismo che sia rumoroso, ma che sia anche festoso e che sia anche però insieme arrabbiato. Un femminismo che abbia come obiettivo quello di portare avanti insieme delle lotte si pongano in contrasto alla meccanizzazione dei corpi e dei soggetti, ma anche e soprattutto alla meccanizzazione della società in cui questi corpi-macchina si inseriscono. E quindi un femminismo che sia fatto di soggetti consapevoli del fatto che il tema della cura non è semplicemente qualcosa che si svolge tra due soggettività, cioè non è da intendersi come un filo che connette due soggetti nella loro singolarità. Ma invece da essere intesa come una rete che riguarda tutta la comunità, proprio perché tutta la comunità a suo modo ne fa uso, ne usufruisce e anche ne ha necessità. Un tipo di femminismo che riproponga in un certo senso la possibilità per ogni soggetto di prendersi cura di sé facendo esperienza di sé, che riproponga la possibilità di avere del tempo libero per all'interno della comunità plurale di cui si fa parte. Un'idea di cura che come rete sostenga le soggettività e che non si limiti ad essere un peso e che non venga vista solamente come un intralcio per la liberazione, ma che venga invece concepita come il punto da cui la liberazione di tutti deve partire. Bene. Direi che noi abbiamo forse finito. Allora, se ci sono delle domande, magari abbiamo ancora un minuto, però forse non mi sembra. E intanto vi diciamo che se volete dei riferimenti bibliografici in merito a quello che abbiamo detto, li troverete sia nelle stories di Non Una di Meno, sia poi quando verrà pubblicato un video YouTube nella descrizione del video. Niente, mi sembra che non ci siano domande, quindi speriamo che questo intervento vi sia piaciuto. Vi aspettiamo ai prossimi interventi, sia con Una di Meno, ma anche con noi di Contra, che ritorneremo tra 2 settimane, se avete voglia di seguirci. E vi ringraziamo molto per l'attenzione. Diana, se hai qualcosa da aggiungere, no, mi No, sembra. credo di no. Abbiamo detto tutto possibile. Va bene, ok. Allora, grazie a tutti e alla prossima. Ciao.